Salve ragazzi, benvenuti, sono Nello Di Savio. Nel video di oggi parleremo di bonifica telefonica. Quindi vedremo in che modo è possibile rilevare la presenza di un'applicazione spia su uno smartphone. Quindi prima di andare avanti però suddividiamo i software spia per cellulari in due categorie. Allora, nella prima categoria rientrano i software commerciali, per intenderci quelli lì che possono essere acquistati da chiunque su internet. Si tratta per l'appunto di applicazioni di monitoraggio telefonico, sviluppate e messe in vendita per il controllo del proprio traffico telefonico, per la memorizzazione delle proprie informazioni dallo smartphone a un sistema iCloud o per il controllo di figli minori. Per quanto riguarda la prima tipologia di software, può essere abbastanza semplice rilevarne la presenza. Questo perché queste applicazioni comunque è vero che si nascondono dal menu dello smartphone, ma all'interno della lista applicazioni possono essere rilevate. Ma nella lista delle applicazioni difficilmente troverete applicazione spia o software per il monitoraggio telefonico. Possono avere i nomi più stravaganti. Quindi per poterla rilevare, dovreste cliccare su ogni applicazione e vedere che tipologia di autorizzazioni hanno. Se hanno accesso al microfono, alla localizzazione, alla fotocamera, probabilmente potrebbe trattarsi di un'applicazione spia. Ti ripresenta che anche l'applicazione WhatsApp ha accesso a foto e microfono, ma non per questo è un'applicazione spia. Quindi vanno spulciate tutte quante e va vista ogni singola applicazione e vanno verificate le autorizzazioni di ogni singola applicazione. Può essere una procedura abbastanza lunga, ma comunque fattibile. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di sistemi di spionaggio telefonico, si tratta di software più evoluti che non si trovano in vendita su internet, ma comunque esistono, e sono dei software che una volta che si installano all'interno del telefono, sono dei software che una volta che si installano all'interno del telefono, come la prima tipologia, prendono il totale controllo del vostro smartphone. Cosa può fare la persona che vi spia? Una volta che è riuscita ad infettare il vostro smartphone, può accedere alla vostra fotocamera, quindi attivare la vostra fotocamera e vedere e sentire in diretta le immagini riprese dal telefono. Può ascoltare tutte le vostre conversazioni telefoniche perché il software le registrerà in automatico. Può leggere la copia di tutti i messaggi di WhatsApp e di Facebook, localizzare il vostro cellulare, attivare il microfono, accedere alla memoria del telefono e andare a guardare tutte le foto e i video presenti sul vostro smartphone. Tieni presente che questi software possono anche essere disattivati a distanza, quindi la persona che vi spia, se ha il dubbio che voi ve ne siate accorti, potrebbe a distanza disattivare il programma per rendere più difficile l'identificazione durante la bonifica. Tieni presente che nella stragrande maggioranza dei casi, anche se il software viene disinstallato a distanza, comunque all'interno del telefono rimane traccia del programma perché viene disattivato e non disinstallato, quindi il programma sul telefono rimane. Però per quanto riguarda la seconda tipologia di software, che sono dei software più evoluti, dei software particolari utilizzati o da pirati informatici o da enti governativi. E il discorso qual è? Che si tratta di software che possono anche essere installati a distanza, ma per essere installati a distanza quasi sempre questi software vengono, tra virgolette, nascosti all'interno di applicazioni generiche. Giusto per farvi un esempio, un software spia potrebbe essere nascosto all'interno di un'applicazione di comparazione di alberghi, viaggi e vacanze, giochi online e quant'altro. Quindi quando io vado ad installare l'applicazione, installo l'applicazione che funzionerà correttamente. Quindi se si tratta di un'applicazione di gioco, giocherò normalmente, l'applicazione funzionerà normalmente. Se si tratta di un'applicazione per la comparazione di alberghi, l'applicazione mi farà comparare gli alberghi e tutto, ma installando questa applicazione mi installerò a mia insaputa anche un software spia all'interno del cellulare. Come vi dicevo prima, queste applicazioni sono utilizzate o da enti governativi o da pirati informatici. Quindi l'unico modo per effettuare una bonifica su uno smartphone e rilevare la presenza di queste applicazioni è utilizzare delle apparecchiature specifiche, come la UFED. Questa è l'apparecchiatura che utilizziamo noi. La utilizziamo oltre che per il recupero dati, abbiamo anche un software specifico che ci permette di estrapolare tutti i file presenti all'interno di uno smartphone per la successiva analisi. Questo proprio per riuscire a verificare la presenza di eventuali software spia camuffati all'interno di applicazioni. Un'altra tipologia di bonifica che può essere eseguita è anche una bonifica a livello hardware, quindi anche se è rara come modifica, un comune smartphone potrebbe essere anche modificato a livello hardware per trasformarlo in un sistema di spionaggio.
Quindi se hai il sospetto che il tuo telefono possa essere sotto controllo, se hai il sospetto del tuo partner, potresti riuscire a verificare la presenza dell'applicazione sul video che trovi sul canale. Se invece pensi che il tuo telefono sia sotto controllo da pirati informatici, in questo caso devi richiedere un servizio di bonifica per rilevare la presenza di tale applicazione. Niente, il video termina qui, vi ringrazio dell'attenzione prestata. All'interno della descrizione del video vi lascio il link di riferimento. Per rimanere aggiornato sulla pubblicazione dei prossimi video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Nello di salvo ti ringrazio dell'attenzione prestata, ciao, alla prossima.